Molti di voi mi chiedete e mi chiedete dell'integrazione e l'integrazione oggi volevo parlare delle Garcinia Cambogia. Lui è un super frutto, cioè veramente la Garcinia Cambogia è qualcosa di eclatante. Il suo principio attivo si chiama acido idrossicitrico, noi abbiamo una concentrazione pari al 60%, i miei prodotti sono chilometro zero prodotto in Italia con tanto di numero telefonico, indirizzo scritto sulla scatola. Questo è molto importante perché quando ci guardate, guardate l'integrazione là fuori, c'è la marasma, c'è la giungla e ci sono tantissime scatole che non hanno dall'altra parte una faccia o un indirizzo dove potresti andare per avere delle risposte che voi cercate. Mi stanno chiamando, aspetta, andiamo a vedere chi è. Stanno facendo YouTube in questo momento. Ti chiamo dopo, ciao. La marasma là fuori, stavo parlando della marasma, mi ha squillato il telefono, sono andata, sono tornata e qual è il fatto? Che se tu vai su internet, notate bene, sui siti internet è difficile trovare il numero telefonico o un indirizzo o neanche la provenienza dell'integratore, cioè sta là, in Interlandia. Invece qua con me lo sapete esattamente da dove è prodotto e potete anche andare a bussare volendo se ci avete una domanda. Questa è una cosa che io credo che sono importantissimo per voi, ok? Perché dovete essere istruiti sulla vostra salute, istruiti. Andate sul Ministero della Salute, leggete gli articoli, andate a leggere sulle diversi studi medici che sono stati fatti e pubblicati online. Trovate per voi o diventate per voi piccoli Jill Cooper che incuriosate di quello che state prendendo, perché lo state prendendo. Ma torniamo su Garcinia Cambogia. Garcinia Cambogia è un frutto esotico, sembra un po' una sorta di pumpkin, che pumpkin è una zucca, era più giallo che arancione, e si usa questa frutta per diverse cose. Il suo maggior azione è legato allo zucchero e alla serotonina, che nel nostro intestino lo zucchero arriva e stimola la produzione della serotonina. Infatti verso le 3 e le 4 di pomeriggio avete mai notato che ti viene la fame, questa fame boia, nervosa? Di che cosa avete fame? Zucchero? O cosa? No, uno dice no Gile, io non di zucchero, io e dico che cosa ti viene da mangiare? Il cracker o la pizza? Quello è sempre zucchero, ragazzi, quelli sono sempre carboidrati. Magari dubito alle 3 o alle 4 di pomeriggio ti viene una voglia spudorata di un merluzzo bollito. No? Ok. Allora, fatevi caso, anche quando andate a mangiare cena, ti portano il pane, fai la tua ordinazione, mangi un pezzo di pane e quando ti arriva la pietanza tu non hai più fame. No? Perché il carboidrato che stava dentro quel pezzo di pane è arrivato, lo stimolo nel sangue, lo stimolo nelle viscere e comincia a produrre o stimolare il cervello e dice guarda, noi stiamo mangiando, e comincia il senso di sazietà, cioè il freno che ci inibisce di ingurgitare troppo cibo. Serotonina è molto importante. Allora, la serotonina, più o meno 60-70% della serotonina è prodotto nelle viscere, nella pancia, perché la serotonina, senso di sazietà, è diverso dal senso di fame. Il senso di sazietà dice non voglio mangiare più, sono sazio, e la sazietà dà quella sensazione di appagato, no? La compattezza, non so come si dice, non è compattezza. Comunque quando ti senti proprio soddisfatto, no? Ah, sì, sono soddisfatto, sono proprio soddisfatto con me stesso, sono sazio, e ti vai a dormire, no? Allora, la sazietà è quella che ti succede dopo il pranzo natalizio, che hai mangiato talmente tanto e dici, basta, non mangio più per 3 giorni. Quella è sazietà. La serotonina, ok, ci aiuta ad avere questo senso di sazietà, ma per produrre le serotonine che ci serve il sole. Se fate caso, in estate avete meno fame, o sbaglio? Perché c'è tanto più sole. In inverno c'è meno sole, c'è più fame. Avete fatto caso? In inverno anche c'è più freddo. E il freddo, perché siamo animali a sangue caldo, dobbiamo produrre più calore. La terza cosa è che in inverno c'era atavicamente meno cibo, perché gli alberi erano spoglie, ok? Spogliati, non avevano tanto come si chiama, frutto, verdure. Così noi siamo programmati per mangiare più durante l'inverno. Ma la cosa bella è che adesso, grazie alla Garcinia Cambogia, abbiamo la possibilità di rallentare o diminuire questo fame invernale, che è
diciamo fisiologico e atavico, ma non è necessario, perché noi adesso abbiamo supermercati. Ciao, è tornato Spunk. Già, Spunk, vieni qua, saluti tutti. Cioè, saluti tutti, stiamo parlando di Garcini e Cambogia. Spunk è mio amato, cioè, voi ormai conoscete tutti Spunk. Lili è, insomma, Lili, vieni, vuoi salutare anche tu la Lilina? No, non vuole. Vieni amore, vieni qua, vieni, Lili, Lili, Lili. No, se ne scappate via, ha paura di voi. Ok, allora, la Garcini e Cambogia è importante perché ci aiuta a innanzitutto rallentare il cambiamento dello zucchero in grasso, ok? È una vera e propria rete che cattura i zuccheri e aiuta a metabolizzare al meglio i lipidi, ed ha un senso di sazietà, ok? Così questo è legato al, diciamo, la serotonina, e ci aiuta a equilibrare il peso. Il peso, ci abbiamo ognuno, è BMI, che è un calcolo tra tua altezza e tuo peso, ok? Per essere nel giusto BMI dovresti essere 22-23, ok? Ed è la tua altezza quadrato diviso dal tuo peso, ok? Io sono al mio peso forma, ok? Quando noi parliamo di un integratore che aiuta a sostenere l'equilibrio del peso, stiamo parlando del tuo peso forma. A volte voi potete anche avere un'idea scorretta del vostro peso forma, non ti porta sotto il tuo peso forma il mio integratore, ti aiuta a trovare il giusto equilibrio metabolico, ok? L'altra cosa di questa serotonina molto importante è che è un antidepressivo naturale. In inverno molte persone sono più depressi perché c'è poco luce, c'è freddo. Però quello che tu potresti pensare è la depressione, è semplicemente una mancanza della serotonina. Altra cosa che fa la serotonina, che è molto bella, è che aumenta la peristalsi. La peristalsi sono questi movimenti dell'intestino, quando sei di... tutti quei rumoretti che sentite quando state seduto sul divano guardando il televisore, ok? Quella è la peristalsi che sta avanzando il cibo, ok? La chime, si dice, nel vostro intestino per farti evacuare al meglio. Allora, per chi è stitico, Garcini e Cambogia alla grande. Allora, Garcini e Cambogia, per aiutarci a ritrovare la peso forma, per aiutarci a ridurre i grassi viscerali, per avere una sensazione di sazietà che ci aiuta a ridurre, ok, proprio il nostro fame nervoso, per aiutarti a avere più euforia, perché la serotonina è un neurotrasmettitore che è legato alla depressione o antidepressione, perché quasi tutti gli antidepressivi sulla pianeta sono dedicato a gestire la serotonina, ok? E tutto questo semplicemente con una capsula al giorno, è fantastico, no? Allora, se volete provare la nostra Garcini e Cambogia, la potete trovare tranquillamente sul nostro sito cosport.com, e mi raccomando, vi aspetto al prossimo video di YouTube insieme, ma mi raccomando, fatemi delle domande, perché dalle vostre domande posso fare più risposte, e vorrei lavorare sempre più con voi per aiutarvi a essere motivati per vivere meglio con voi stessi. Iscrivetevi al mio canale e condividete se vi è piaciuto questo video. Ciao!